Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, da come potete vedere, andremo ad aprire uno structure deck catene di gelo. Ovviamente gentilmente offerto da MS20. Devo ammettere di essere molto contento per questo structure perché posso finalmente rimontarmi questo mazzo. Sì, lo so, sono passati 11 anni dall'uscita di questo archetipo, ma sinceramente non importa. Mi dispiace un po' non tenerlo sigillato perché è veramente, ma veramente bello. Al suo interno possiamo trovare 37 carte comuni, 3 carte super rare, 6 carte ultra rare, il tappetino e vabbè, la guida, ma è la solita da 20 anni a sta parte. Ovviamente non andrò a soffermarmi su tutte le carte, ma andremo direttamente alle nuove uscite. Ma adesso, apriamolo. Ah, mamma mia, perdonami. Perdonami che non vorrei romperti. Ok, l'ho aperto anche abbastanza bene. Allora, abbiamo il tappetino, che è una figata. Adesso non so se riuscirò a farvelo vedere tutto, ma è veramente bello. No, mi dispiace ragazzi, ma vabbè, qua con Brionac, il trisciulone nuovo e Gungnir. È una cavolo di figata, ma vabbè, adesso questo lo mettiamo da parte. Cosa molto positiva è che hanno ridotto drasticamente la quantità di plastica. Grande Konami, bella mossa. Comunque non ci avevo fatto caso, ma la guida l'hanno messa dietro il playmat. Bene, allora, andiamo ad aprire e a vedere le carte nuove. Scusatemi ragazzi, ma mi sono già portato avanti con il lavoro e l'ho imbustata, almeno così non rischio di rovinarle, che sono fantastiche. Partiamo con Trishula, Drago Zero della Barriera di Ghiaccio. Questa carta è un livello 11, 2007-2000 e richiede un Tanner più 2 più mostri non Tanner. Quando questa carta viene sincroevocata, puoi bandire fino a 3 carte controllate dal tuo avversario. Se questa carta sincroevocata sotto il controllo del suo proprietario viene distrutta da una carta dell'avversario, puoi evocare specialmente un Trishula Drago della Barriera di Ghiaccio dal tuo extra deck o cimitero. Il suo attacco diventa 3003, poi dimezza l'attacco di qualsiasi mostro scoperto attualmente controllato dal tuo avversario. Inoltre annulla i loro effetti. Puoi utilizzare questo effetto di Trishula Zero Drago della Barriera di Ghiaccio una sola volta per turno. Ovviamente, da come avete potuto vedere, questa carta è immensa, fa qualsiasi cosa. Ti prepara pure il caffè. Ma andiamo ai mostri. Abbiamo Rivelatore della Barriera di Ghiaccio. È un livello 4, 1700-1000. Mentre controlli un altro mostro Barriera di Ghiaccio, il tuo avversario non può evocare tramite tributo. Quindi diciamo che è una sorta di mondo zombie. E se Ieratico fosse meta, sarebbe OP. Può utilizzare ognuno dei seguenti effetti di Rivelatore della Barriera di Ghiaccio una sola volta per turno. Puoi scartare una carta, evoca specialmente un mostro Tuner Barriera di Ghiaccio dal tuo deck. Inoltre, non puoi evocare specialmente mostri per il resto di questo turno, eccetto mostri acqua. Ovviamente per noi non sarà un problema perché praticamente il nostro extra sarà formato da tutti i mostri acqua. Se stai per scartare o mandare una o più carte dalla tua mano al cimitero per attivare l'effetto di un mostro Barriera di Ghiaccio, puoi bandire questa carta dal tuo cimitero invece di una di quelle carte. Molto carina come carta, sia come artwork che come effetto, perché comunque mi tira fuori dal mazzo subito il Tuner, e comunque se sta al cimitero mi dà la possibilità di non farmi un meno uno per attivare un effetto. Poi abbiamo una delle mie carte preferite, Oratore per la Barriera di Ghiaccio, livello 4, 1000-1008, e l'effetto dice: mentre controlli un altro mostro Barriera di Ghiaccio, i mostri in posizione di difesa controllati dal tuo avversario non possono cambiare la loro posizione. Puoi utilizzare ognuno dei seguenti effetti di Oratore per la Barriera di Ghiaccio una sola volta per turno. Come primo effetto, se controlliamo un mostro Barriera di Ghiaccio, possiamo evocare specialmente questa carta dalla nostra mano, mentre come secondo, se controllo un mostro Barriera di Ghiaccio, posso bandire questa carta dal mio cimitero ed evocare specialmente un segno Barriera di Ghiaccio acqua. Acqua, livello 1, 0 d'attacco, 0 di difesa. Anche questa non è malvagia perché mi permette di fare sincro più velocemente. Poi abbiamo Zujin della Barriera di Ghiaccio.
500 d'attacco, 300 di difesa. L'effetto dice: possiamo offrire come tributo questa carta ed evocare specialmente un mostro barriera di ghiaccio di livello 5 o superiore dalla nostra mano. Quindi praticamente mi permette di tirare molto tranquillamente i generali. Se questa carta è nel nostro cimitero, eccetto nel turno in cui questa carta è stata mandata lì, possiamo scegliere come bersaglio un mostro acqua di livello 3 o inferiore che controlliamo. Riduciamo il suo livello esattamente di 2. E se lo facciamo, evochiamo specialmente questa carta. Ma la bandiamo quando lascia il terreno. Possiamo utilizzare ogni effetto di Zujin una sola volta per turno. Passiamo invece adesso ad Hexa della barriera di ghiaccio. Livello 1, serpente marino, tuner, 400 d'attacco, 200 di difesa. L'effetto dice: mentre controlliamo un altro mostro barriera di ghiaccio, i mostri controllati dal nostro avversario perdono 500 d'attacco e di difesa. Durante la nostra main phase possiamo mandare un mostro barriera di ghiaccio di livello 3 o inferiore dal deck al cimitero. E se lo facciamo, il livello di questa carta diventa lo stesso di quel mostro, fino alla fine di questo turno. Molto carina perché ci permette di mandare al cimitero Zujin e ovviamente possiamo utilizzare l'effetto di Hexia, spirito della barriera di ghiaccio, una sola volta per turno, come tutte le altre. E per concludere i mostri abbiamo Generale Wayne della barriera di ghiaccio, guerriero 2100-400. L'effetto dice che le carte magia e trappola mandate dal terreno al cimitero del tuo avversario vengono invece bandite. Diciamo che questo effetto sarebbe tornato utile quando Paleozoic era meta, però anche adesso non è male. Possiamo utilizzare ognuno dei seguenti effetti di Generale Wayne della barriera di ghiaccio una sola volta per turno. Se il tuo avversario controlla un mostro e tu controlli un mostro barriera di ghiaccio, possiamo evocare specialmente questa carta dalla nostra mano. Se questa carta viene evocata normalmente o specialmente, possiamo aggiungere una carta magia o trappola barriera di ghiaccio dal deck alla mano. Anche questa non è male perché ci permette di selezionare il medaglione, che poi quello ci permette di selezionare un mostro barriera di ghiaccio, e quindi ci sta un sacco. Poi, tra le magie abbiamo Venti sulla barriera di ghiaccio. L'effetto afferma che possiamo offrire come tributo un qualsiasi numero di mostri barriera di ghiaccio e possiamo evocare specialmente dal nostro deck quel numero di mostri barriera di ghiaccio di livello 4 e inferiore con nomi diversi l'uno dall'altro. Durante la nostra main phase, eccetto nel turno in cui questa carta è stata mandata al cimitero, possiamo bandire questa carta dal nostro cimitero e possiamo scegliere come bersaglio uno dei due mostri barriera di ghiaccio che sono banditi o nel cimitero e aggiungerlo alla nostra mano. Possiamo utilizzare ognuno degli effetti di Venti sulla barriera di ghiaccio una sola volta per turno. Come altra magia abbiamo Catene di gelo della barriera di ghiaccio. Quando questa carta viene attivata possiamo scegliere come bersaglio un mostro barriera di ghiaccio di livello 4 inferiore nel nostro cimitero ed evocarlo specialmente. Mentre controlliamo 3 o più mostri barriera di ghiaccio, i mostri barriera di ghiaccio che controlliamo sono immuni dagli effetti attivati dai mostri del nostro avversario, che sono stati evocati specialmente dall'extra deck. Possiamo attivare solo una catena di gelo della barriera di ghiaccio per turno. Anche questa come cartina non è male, perché diciamo è il mostro resuscitato di turno, e in più mi protegge i miei mostri da possibili effetti di Link, Xyz. Peccato che richiede per forza 3 mostri barriera di ghiaccio sul terreno, però nel complesso non è male. E per concludere abbiamo Terrore di Trishula. L'artwork di questa carta mi ricorda molto lo scontro tra Trishula e Duloren che avviene nella prima parte della storia del Duel Terminal, quando Trishula e gli altri draghi perdono il controllo. Ma vabbè, questa è un'idea mia. Ma passiamo all'effetto. Allora, applichiamo questi effetti in ordine a seconda del numero di mostri sincro barriera di ghiaccio con nomi diversi che controlliamo. Uno più bandisci una carta controllata dal tuo avversario, due più bandisci una carta dal cimitero del tuo avversario e tre più bandisci una carta a caso dalla mano del tuo avversario. Quando il tuo avversario attiva una carta o un effetto che sceglie come bersaglio uno più mostri sincro barriera di ghiaccio che controlli, puoi bandire questa carta dal tuo cimitero e annullare quegli effetti. Puoi utilizzare ogni effetto di Terrore di Trishula una sola volta per turno. Anche questa nel complesso ci può stare, è quella che tra tutte mi piace un po' meno, anche se comunque l'effetto di bannare dal cimitero non è niente male. Adesso andiamo a vedere le ristampe. Ovviamente tra le ristampe non potevano mancare i 4 sincro barriere di ghiaccio, che comunque fanno sempre comodo da avere. Poi abbiamo la ristampa di quasi tutti i barriere di ghiaccio, ne manca uno mi sembra, che non era neanche un granché. Abbiamo Blizzard, Criomante, Priore, Difensore, Warlock, Spezza Magia, Stratega, Principessa, Daisojo, Generale Raio, Medium, Generale Gantala e Generale Grunar. Poi abbiamo Genex Controllore e Genex Ondina, che non sono male, e molti dei barriere di ghiaccio nuovi hanno l'effetto anche dal cimitero, quindi
non è male. E poi Gen X contro loro iniziava a essere anche difficile da recuperare. Poi abbiamo lo spirito acqua che può entrare special e sposta i mossi dell'avversario in difesa. Quindi non è per dire, ma fa la combo con l'oratore che i mostri in posizione di difesa non possono cambiare la loro posizione. Poi abbiamo Rospetto Ronin e Rana Imbrogliona, anche queste ci stanno, non sono male come ristampe. Pesce Cyborg Lanciatore, Mooling Glass, che anche questo iniziava a essere difficile da reperire. E poi considerando che riusciamo a gestirci bene il cimitero, questa non è neanche troppo difficile da evocare. E poi è un bel bitone grosso. E per concludere abbiamo anche Pescatrice Silenziosa. Spostandoci tra le magie abbiamo il triangolo magico della barriera di ghiaccio, il medaglione che iniziava a essere difficile da reperire perché, se non sbaglio, aveva una stampa solo e quindi ci sta tantissimo perché è fortissima nel mazzo. Poi abbiamo lo specchio della barriera di ghiaccio, recupero, riemersione e dove tu abbai. Tra le trappole abbiamo delle stampe più interessanti. Abbiamo il disegnatore del loto rosso, che aveva solo due stampe, una vecchia che era irreperibile e una da OTS, quindi diciamo che la ristampa nello structure non è niente male. Poi abbiamo Catena Demoniaca, Aceban, Risucchio della Mente, che ha avuto varie ristampe però comunque ci può anche stare. E per concludere abbiamo Tempesta Potente di Polvere e Cattura, che comunque possono tornare sempre utili. E va bene ragazzi, il video finisce qua. Spero come sempre vi sia piaciuto, vi ricordo come sempre di lasciare un like, una condivisione e un commento per farmi sapere se acquisterete o meno lo Structure Tech. Inoltre, se passate qua sotto in descrizione potete trovare tutti i social di MS Eventi per potermi seguire ovunque. Quindi ragazzi statemi easy e noi ci rivediamo settimana prossima, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!